scatola di metallo, poi 2, 3, 4. I cinegiornali della prima settimana del 52. Mistero di un anno nuovo. Poi ha cominciato a dipanarsi e per noi si è tradotto in 189 numeri di cinegiornali, 15.600 copie, circa 4.000 chilometri di pellicola, mezzo miliardo di spettatori solo in Italia. Per tutti i suoi tramiti, con e senza fili, la cronaca affluiva alle nostre centrali. Il mondo traduce immediatamente i suoi fatti in una rete di notizie che avviluppa il giro del pianeta. L'uomo moderno è assediato dall'attualità. Noi siamo i volontari di questo assedio. Ma a noi non basta il fatto compiuto. Dobbiamo presagire l'evento, sorprenderlo nella imminenza del suo prodursi. I nostri stenogrammi sono anche calcoli di probabilità. E allora piombiamo sull'avvenimento nel suo nascere. Si alza il nostro aereo. Il nostro elicottero libra il suo occhio di plexiglass sulla terra che si corruga o si allieta. I nostri operatori fanno dell'ubiquità un portento naturale, quotidiano, e accumulano fatti su fatti, per cui anch'io che li commento potrei conchiudere amleticamente, parole su parole. Un altro anno è trascorso. Eccolo qua, il 1952. Rinchiuso in queste scatole di pellicola. Quante vicende e quanta storia. La cronaca che il mondo ci ha offerto settimana per settimana. Un diario completo della nostra vita di un anno, eternato nella celluloide. Giunti al traguardo del 1952, forse è utile volgersi indietro per rivederne alcuni momenti. 769. Questa è l'atomica. Nel Nevada la più grande esplosione sperimentata in America. Avvenne sul campo di Mercury, un apocalittico astro di vapori, alla temperatura di 1.000.000 di gradi. E adesso ci si siede alla moviola, si rifà il buio. Il passato si riflette come da uno specchio magico. Le immagini si richiamano a vicenda, negli occhi e nella memoria. Il fungo atomico si associa ad una visione di ombrelli. Come pioveva il giorno in cui Elisabetta, nuova regina degli inglesi, passò in rivista la sua guardia. Re e non più re. Era ancora re Talal quando compì al Quirinale la prima visita di un sovrano di Giordania. Oggi è re dopo la sua abdicazione il figlio Hussein. Re e non più re. Era re Farouk il giorno delle sue nozze al Cairo. La nave dei suoi tempi più felici lo ha poi riaccompagnato in Italia, prima tappa del suo esilio. Farouk e Ahriman, ora in borghese, si sono lasciati alle spalle il trono dei faraoni. E Negib guida adesso l'Egitto, dopo di avere diretto il colpo di stato del 25 luglio. Ma negli oroscopi dei capi il prediletto del 52 è stato Eisenhower, vincitore delle elezioni americane. Più a colpo di obiettivo, Batista si è impadronito in 77 minuti del governo di Cuba. E adesso facciamo un passo indietro, anzi una vera e propria marcia indietro. Vi ricordate il podista Lelli, il famoso recordista della marcia a ritroso? Ebbene, eccolo qua. Una storia singolare. Lelli ideò il sistema in una corsa normale per sorvegliare un avversario. Sta battendo il record sulle 12 miglia. Ma non batterà noi che percorriamo a ritroso 4.000 km di pellicola. E ritroviamo l'Enterprise rovesciata su un fianco. E il suo capitano Carlsen che inaugurò l'anno con un esempio di coraggio. Come un gioco di carte il calendario finito. A risfogliarlo si possono tirare picche o trionfi. Un trionfo della tecnica, l'esplosione di Anivetok. Scoppio per noi ritardato, perché la Commissione per l'Energia Atomica ne ha reso pubblici i documenti solo 3 anni dopo. Impressionante l'aurora boreale che lo segue. Un'aurora di vita per Egidi scarcerato. Non fu lui ad uccidere Annarella. Invece la vedova Bernardi Laudin andava a pregare sulle tombe dei suoi morti. Veramente suoi, ne aveva ammazzati 12. Ma Rina Ford, ricorsa in appello a Bologna, ha rimesso la corte di fronte agli enigmi nascosti dietro il suo volto impenetrabile. Cronaca nera, cronaca abbrunata. Morto Giorgio VI, morta Evita Peron, 52 anno bisestile micidiale. Morti in Italia Sforza, Croce, Orlando, Borgese. Morta a Montpellier, Elena di Savoia. E John Kaup, salendo sul suo Crusader, per il record di velocità sull'acqua aveva detto: non è questione di paura, ma di tener duro. Il Crusader non ha tenuto duro.
Un gioco di carte anche i nostri sommari. Cartomante, aiutaci adesso a tirar fuori le buone. Aquisgrana, conferendo a De Gasperi il premio Carlo Magno, si è voluto onorare uno dei più grandi europei del nostro tempo. La Moviola si è ravveduta. Ora sgrana le immagini dei giorni Fausti e naturalmente ritrova Fausto Coppi, tornato alle vittorie. Dialogo con le Alpi, maglia rosa, come prima, meglio di prima. Il risorto e l'intramontabile. Bartali, asso d'Italia e maglia tricolore. Bartali batte in volata Menardi e Coppi, ci offre col giro dell'Emilia il capolavoro della sua carriera. Il 52 ha dato ragione ai favoriti e qui la Betone accoglie Colò, vincitore delle Olimpiadi d'inverno. Poi a Helsinki, Dordoni nella 50 km ha polverizzato tutti i primati. Ma ecco una natività che ha superato i pronostici. Rossellini si aspettava un figlio, gliene sono nate due. Come sempre, Ingrid è stata bravissima. Due bambine per non creare disuguaglianze. Ma questa inquadratura sorprende anche noi. Non era tra le cose viste del 52. Ah, d'accordo, era tra le cose sentite. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Il 53 sarà un'altra cosa. Ce lo augura uno che sa il segreto del successo. Ma che cose volete? Ma lei parla italiano, noi volevamo fare i nostri auguri soltanto. Un poco. Ma vuol parlare francese. Cher public, je désirerais vous présenter, à vous, public italien, ah, ma femme, è scritta sul papier. Io desidero rivolgere al pubblico italiano i miei più vivi auguri per il nuovo anno 1953.